Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi volevo mostrarvi come ho recuperato questo monitor che, come sapete, i monitor da PC la maggior parte non hanno l'uscita audio. Infatti, se guardiamo da dietro noteremo che hanno solo la spina di alimentazione, l'ingresso video e l'ingresso, in questo caso, HDMI. Visto che la maggior parte dei miei apparati che posso collegare a questo monitor ha l'uscita HDMI, e soprattutto la telecamera, perché io questo lo utilizzerei come monitor per quando registro i video del mio canale, mi sono detto: come posso fare a estrarre il segnale audio dal flusso HDMI che va dalla macchina fotografica, dalla cinepresa, anche dal telefono o da un lettore DVD o CD. Su Amazon ho trovato questo circuitino che non so neanche di che marca sia, però poi vi metterò il link in descrizione, che ha un ingresso HDMI, un ingresso di alimentazione, uno switch per l'audio che può essere stereo oppure può essere audio 5.1, e poi che in uscita mi darà l'uscita HDMI normale, un'uscita ottica e un audio out da 3,5 mm. Cosa farò? In più avrò bisogno di alcune casse normali, e in questa maniera spero di poter sfruttare anche l'audio su questo monitor. L'unica cosa che dobbiamo fare è collegare una semplice alimentazione. Come potete vedere, si accenderà il LED. Colleghiamo l'uscita video all'uscita HDMI al nostro monitor. E poi un al circuito, all'adattatore. In questo caso sto collegando il cellulare in maniera da poter far vedere come funziona. Come potete vedere, lui mi replica il segnale del telefono. In questo caso, se, come potete vedere, io non ho audio, ho solo segnale video, come potete vedere e sentire soprattutto. A questo punto non mi resta che a questo adattatore collegare il jack. A questo punto dovremmo come potete sentire, abbiamo il nostro audio. E si sente anche abbastanza bene. But this is how you zoom the lens. It's not a manual zoom lens. You have to actually use this toggle here. And I got used to it after a couple of minutes. I do kind of like it, although I do. A questo punto, come potete vedere e sentire, io avrò un zoom lens. But the advantage to this lens is when you shut the camera, che prima non avevo. E a questo, in questa maniera, in questo caso è un cellulare, però potrebbe essere qualunque apparato, può essere un lettore DVD, può essere un lettore Blu-ray. E in questa maniera riusciamo a recuperare un monitor che
con io questo qua l'ho avuto per 30 euro un 1920 per 1080, per cui un full HD. Io principalmente lo userò per collegare la macchina come monitor della macchina fotografica per girare i video. A questo punto vi farò vedere come lo userò io praticamente. Adesso vado a disconnettere il cellulare. A questo punto posso sentire il mio audio. Adesso innescherà anche un pochettino perché c'è il rientro e potrò utilizzarlo come monitor per le riprese, per vedere meglio la messa a fuoco, visto che senza occhiali non vedo praticamente più nulla. Spero che questo video vi sia stato utile. Se è così, lasciate un like, commentate, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!